Ciao ragazzi, benvenuti nella mia cucina! Sono qua per farvi la ricettina del pollo che vi è tanto piaciuta nel video di cosa mangio in una settimana, che ho caricato la settimana scorsa, sì, dovrebbe essere, sì. Perdonate il mio aspetto veramente disastroso, faccio proprio schifo, perché sto tornando dalla palestra, è molto tardi. Chi mi segue su Snapchat lo sa benissimo, perché ho appena pubblicato degli snap in cui appunto ho detto sta cosa, ho detto ragazzi sono appena tornata dalla palestra, adesso faccio la ricetta del pollo perché Max è andato a giocare a calcetto, vabbè, ma voi che ve ne frega, ve lo dico lo stesso, e quindi ho approfittato di questo tempo. Quindi sto proprio così, come mamma ha fatto, tutta brutta e sudata, no, perché sono fatta la doccia in palestra, per farvi vedere questa ricetta del pollo che è buonissima, è super semplice, a me piace tantissimo e infatti sto tipo morendo di fame, c'ho la bava perché non vedo l'ora di mangiarla, cioè mi sono allenata tutto il tempo pensando al pollo che dovevo mangiare, vi giuro, perché è troppo buono ed è una ricetta che ha inventato la mia sorella Nancy Amara, e infatti lei è stata contentissima perché spesso sono io a dare suggerimenti a lei, a dirgli le ricette eccetera, invece sta cosa tutto il merito a Nancy, l'ha inventata lei, quindi non mi voglio prendere il merito. Ha detto ma sai che lei è molto pratica, rapida con la salsa di soia, adesso vi faccio vedere, ho fatto sta ricetta, provala. L'ho provato, ho detto no, tu sei geniale, è buonissima, quindi la dovete assolutamente provare. Vi occorre semplicemente del petto di pollo, eccolo qua, io personalmente lo compro sempre no OGM, è importante questa cosa. Poi vi occorre della farina, io utilizzo farina integrale di grano, ma qualsiasi farina va benissimo. Se siete celiaci utilizzate la farina di riso, a volte io non ho la farina integrale, ho quella di riso e mi è venuto buonissimo, quindi ok. La salsa di soia, io uso questa qua che è senza glutine ed è bio e ha poco sale. Un po' di sesamo che a me sta finendo, infatti lo devo comprare, proprio se lo devo segnare sulla lista. Quindi ragazze, iniziamo subito. Allora, semplicemente vado, molto semplicemente, verso direttamente la farina, vado a impanare con la farina il pollo che ho tagliato a striscioline io, questo era semplicemente petto di pollo e io l'ho tagliato a striscioline e lo passo bene bene, lo cospargo bene bene di farina. Questa è una ricetta molto light perché comunque non ha grassi, è molto leggera, sana, salutare, quindi è perfettissima per stare in forma, per stare snelle, tutte le cose che volete voi, e vi sazia ed è buona. Quindi è buonissima. Viva Nancy che l'ha inventata! Nella nostra padella antiaderente, versiamo olio extravergine d'oliva, un filo, ecco qua. Se volete farlo ancora più leggero potete anche ungerlo con un po' di carta, così sporca, tanto non c'è bisogno di tanto olio. Comunque guardate, non so poco, proprio un filo, così viene light. Vado quindi a versare il pollo. Inizio a mescolare con una cucchiarella, vedete che inizia a dorarsi, faccio cuocere a fiamma bassa. Aggiungo una manciata di semi di sesamo, okay. E a questo punto la salsa di soia e avrò finito. Un po' di salsa di soia, poi dipende dai vostri gusti, a me piace abbondante. Ecco qua, il nostro pollo è fatto, pronto. E voilà, è pronto! Guardate che bella tavola shabby chic ho preparato. Ecco il nostro pollo buonissimo, veramente buono. È fantastico, guardate, vi faccio immergere nel piatto. È buono. Fatelo, provatelo che vi leccherete i baffi. Miumi. Provatelo
provatelo perché è veramente veramente buono. Mi raccomando, lasciatemi tanti like. Io sto sentendo questo profumo, è veramente buonissimo, vedo l'ora di strafogarmelo. Tanti like per questa ricettina, avete visto, vi ho accontentato. Leggo sempre tutti i vostri commenti, taggatemi nelle vostre foto, seguitemi anche su Facebook, su Instagram, su Snapchat, su Twitter, dappertutto, taggatemi nelle vostre foto. Vi mando tanti baci, buon appetito, ciao amori. Pupi, anche tu il pollo? Sì, mamma mia, che profumino! Me lecco tutti i baffi! È buonissimo il pollo che fa la mia mamma!